campo della dermatoscopia, nella psoriasi e nella dermatologia generale sta crescendo enormemente. Diciamo che la dermoscopia nasce per i tumori della pelle, ma negli ultimi 10 anni si è sviluppata moltissimo anche nella dermatologia infiammatoria, le infezioni, perché ci aiuta, ci fa vedere delle cose che a occhio nudo non si riescono a vedere. E nella psoriasi ci aiuta, è chiaro, non la psoriasi chiaramente e clinicamente diagnosticabile, ma nelle psoriasi più difficili, dove sei incerto, dove non sei sicuro che sia una psoriasi, l'utilizzo di questa lente di ingrandimento, perché poi questo è il dermatoscopio, ti dà l'opportunità di essere più sicuro sulla diagnosi. Quindi la utilizziamo la dermoscopia nella psoriasi, però nel 90% dei casi l'occhio nudo è più che sufficiente. Ci sono nuovi macchinari che possono essere utilizzati nella misurazione del grado di malattia nella psoriasi e anche nel monitoraggio della psoriasi stessa durante la terapia. Questi strumenti nascono sostanzialmente per il monitoraggio dei nei, la cosiddetta mappatura che molte persone conoscono, cioè significa fotografare la pelle per fotografare i nei e quindi monitorarli nel tempo. Questi nuovi strumenti hanno anche uno speciale software che ci consente, una volta fatte le fotografie di tutta la pelle della persona, ci consente di misurare la gravità della malattia. Ci sono alcuni parametri come il rossore della pelle, la desquamazione, il grado, l'estensione della malattia, che sono fatti oggettivi. Normalmente il medico diciamo, assegna un punteggio ad ognuno di questi parametri. Ora c'è la possibilità di farlo fare a uno strumento, quindi è un sistema molto più obiettivo, riproducibile, perché il medico cambia, lo strumento è lo stesso. Quindi questo ti consente di avere un parametro iniziale molto preciso che poi puoi utilizzare per capire se la tua terapia sta funzionando nel corso del tempo. Gli strumenti digitali, la dermoscopia, la videomappatura, eccetera, hanno cambiato molto sostanzialmente la nostra capacità di diagnosi del melanoma. I numeri sono sostanzialmente questi. Un dermatologo esperto è in grado di riconoscere il 70-80% dei melanomi. Con la dermoscopia arriviamo al 90%. Con l'aggiunta del monitoraggio digitale arriviamo al 100%. Quindi questi strumenti, in particolare la mappatura, ci consente di diagnosticare un melanoma in più su 10 che noi vediamo nella nostra pratica, che sembra poco, ma in realtà sui numeri grandi è tantissimo. Quindi oggi in Italia soprattutto, ma anche nel resto dell'Europa, un po' meno negli Stati Uniti, che sono un po' più, in questo caso sono più arretrati, tutti i dermatologi che fanno seriamente questo lavoro utilizzano uno strumento del genere.